Buongiorno, il Comune di Gorizia è impegnato già da anni sulle politiche giovanili proprio per un rilancio e soprattutto anche una valorizzazione per quanto riguarda i giovani. La filosofia impostata dal Comune è sempre stata improntata alla volontà, dalle volontà e dai desideri che i giovani hanno nel progettare, nel fare esperienze. È una cosa che noi abbiamo imparato negli anni e oggi possiamo dire di avere anche tutto sommato un modello di riferimento proprio anche su queste cose. Abbiamo avuto anche delle bellissime avvenimenti, dei bellissimi eventi organizzati proprio dai ragazzi anche con notevole successo. Youth Adrinet può essere sicuramente d'aiuto, anzi è stato ed è e sarà d'aiuto proprio per noi anche per capire cosa fanno gli altri e soprattutto per portare a un livello paritario poi tutte le realtà giovanili e soprattutto per poter mettere nelle condizioni i giovani di poter interagire tra loro proprio attraverso esperienze e progetti, senza tralasciare però un aspetto molto importante che è proprio l'aspetto educativo. Terza cosa, Youth Adrinet le potenzialità io credo le abbia già espresse. Certo è che una visione futura di un secondo Youth Adrinet, anche per consolidare quello che noi siamo riusciti a fare sino ad oggi insieme a tutti gli altri partner, sarebbe più che auspicabile. Certo che l'importante è non perdere il momento e cercare le opportunità, soprattutto anche per dare una mano, e visti anche i momenti drammatici dell'economia, soprattutto nella nostra vecchia Europa, io credo che un rilancio che parta soprattutto dal basso, cioè dai giovani, sia una cosa essenziale e primaria.